Nella composizione del nuovo Consiglio regionale d'Abruzzo entrano solo 3 donne, a fronte dei 31 eletti in totale. Rispetto alla precedente legislatura, le quote rosa diminuiscono di 2 unità, passando da 5 a 3. Tiziana Magnacca di Fratelli d'Italia e Marianna Scoccia di Noi Moderati entrano in Consiglio sugli scranni della maggioranza, mentre Erika Alessandrini, candidata nella lista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Pescara a sostegno di Luciano D'Amico ed eletta con 2.463 voti, diventa l'unico volto femminile dell'opposizione in Consiglio regionale. Nella coalizione sconfitta da Marsilio, l'elezione di Erika Alessandrini rappresenta una vittoria personale e un impegno a portare avanti le battaglie programmatiche dell'opposizione, ma tra gli scranni dell'Assise, la presenza ridotta ai minimi termini delle donne è forse da registrare come la sconfitta di un'intera regione. Erika Alessandrini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, partiamo da una considerazione che forse il dato più amaro, una sconfitta di tutti, che è quella delle donne elette in consiglio. Da 5 si passa a 3. Sì, esattamente. Un peggioramento di una situazione che già nella scorsa amministrazione registrava un numero bassissimo di donne. È un consolidamento politico che purtroppo va scardinato e che deriva da un impegno che devono prendere sia gli amministratori sia poi gli elettori, cioè il considerare l'elezione rivolta ad ambedue i generi. In questo il Movimento 5 Stelle si è sempre dimostrato effettivamente dall'altra parte della barricata. Il presidente di regione Alessandra Todde in Sardegna, molti candidati sindaco, ed è importante che quella rappresentatività venga contenuta all'interno del mondo politico. Il 7% ci si aspettava qualcosa di più dal Movimento 5 Stelle. Ha sentito magari anche i vertici nazionali, il leader Conte? Conte no, ma sicuramente sono in programma delle riunioni di analisi del risultato elettorale. Storicamente nelle elezioni a livello amministrativo paghiamo il fatto di non avere solitamente dei candidati portatori di voti e quindi spesso e volentieri candidiamo persone che sono della società civile e che quindi ancora non hanno un livello di visibilità e di conoscenza sul territorio in grado di avere un riscontro elettorale potente. Sicuramente il risultato non era quello che ci aspettavamo prima delle elezioni, anche secondo i sondaggi che erano usciti, ma questo non ci sconforta. I risultati elettorali bisogna comunque ripartire analizzandoli, capendo dove si è sbagliato, che cosa si può fare per migliorare. 5 anni di opposizione che saranno caratterizzati da cosa? Sicuramente dalla concretezza. Faremo un'opposizione, io e il collega Francesco Taglieri, faremo sicuramente un'opposizione per i cittadini abruzzesi. Ha sentito anche Luciano D'Amico? Il mio collega Francesco Taglieri, sì, lo ha sentito. Il dialogo continua, è assolutamente aperto e quella che era una compagine di tipo elettorale sicuramente sarà una compagine unita anche a livello di minoranze all'interno del Consiglio regionale.